In my hands are shining no more. Eccoci qui, ci siamo, benvenuti eh, Un saluto da parte di Andrea Matte, Benvenuti alla 32esima puntata di Casa Cus Cagliari A Radiolina, che cos'è Casa Cus? È il programma che vi eh, accompagna, vi porta eh, Nelle storie degli atleti e dei dirigenti Del centro universitario sportivo Cagliaritano, salutiamo chi ci segue eh, Sulla pagina Facebook del Cus Cagliari Su quella di Radiolina e sulla pagina dell'Unione Sarda Puntata ovviamente dedicata eh, Allo sport, ne parleremo ehm, Tanto, ma parliamo anche di chi eh, Fa parte del, del mondo Cus eh, Perché insomma il mondo Cus è fatto a di, di relazioni, di, di incontri, di, eh, di tante altre cose che parlano del, anche del quartiere da cui parte il Cus, il quartiere di smirioni sì io eh, intanto mentre saluto eh, marco in regia dovremmo essere quasi pronti con il primo collegamento eh, con eh, pietro casale che è il responsabile della eh, scuola calcio del eh, Cuscagliari e insieme a lui ci dovrebbe essere anche adesso è il tempo giustamente il, te il, te il tempo te tecnico che, di partire ehm, c'è pietro vediamo un po dovrebbe esserci ehm, in diretta con noi Pietro dicevamo è il responsabile della scuola calcio del CUS e eh, con lui insomma parleremo un po' anche di quella che è stata la ripartenza, è stata una stagione molto complicata eh, per il CUS ma anche per eh, tutte le altre eh, società sportive perché insomma il rimbalzo tra zona arancione, zona gialla, zona, eh, zona rossa. Ciao Pietro, benvenuto! Ciao, ciao, ciao a tutti! Allora, eh, dici un po' com'è stato questo rimbalzo tra zona gialla, zona rossa, zona eh, arancione, zona bianca per voi? Eh, è stata un'avventura un po' per tutti, è stata una cosa nuova in tutti i settori della società, in quello sportivo, è stata un'avventura molto complicata eh, da gestire, molto anche incentivante nel senso che... Si è provato a fare di tutto perché lo sport andasse avanti anche in momenti difficili, eh, incentivante da un punto di vista eh, tecnico, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista del lavoro di gruppo nonostante non si potesse stare in gruppo. Quindi è stata molto complicata, però ha portato a, a risolvere tante situazioni che in un futuro. Eh, hanno dato un'esperienza che servirà sicuramente. A fare meglio. Mentre chiedo al nostro Marco in regia di contattare anche la nostra ospite Elisa Manca che è una delle, dei tecnici eh, che insomma ehm, fa parte della grande scuola dei tecnici del, del settore eh, calcio e scuola calcio del, del Cuscaglieri oltre che essere una giocatrice del, ehm, del calcio a 5. Eh, Pietro ti chiedo ehm, intanto com'è stato il rapporto con i genitori in questo, ehm, in questo periodo insomma ci siamo sentiti anche telefonicamente io e te per capire un po' ecco come e quando comunicare poi le varie chiusure, i vari eh, aggiornamenti sui nostri, sui nostri social, ehm, cosa hanno detto, come hanno risposto i genitori? Allora, I genitori la maggior parte ovviamente capivano il momento ed erano sempre molto disponibili a tutte quelle che erano le nostre scelte. C'è stato anche un confronto con i genitori ovviamente perché in questa situazione ognuno aveva la sua idea, ognuno aveva la sua opinione. E tutte rispettabilissime ma ovviamente noi dovevamo fare le scelte che pensavamo fossero le migliori per la salute di tutti e per svolgere il nostro programma e quindi c'è stato più volte un confronto spesso ovviamente questo confronto è stato telefonico nei famosi gruppi whatsapp che, in cui succede un po' di tutto quanti e sono i gruppi whatsapp quanti gruppi whatsapp avete eh, solo per la scuola calcio ci sono nove gruppi WhatsApp Beh, più bene, dai. del settore giovanile che sono altri quattro quindi più i gruppi con i tecnici quindi c'era sempre molto fermento da un punto di vista dei messaggi ogni volta che veniva annunciata una nuova zona dalle rosse gialle fino alle bianche che abbiamo avuto anche in passato ovviamente Ognuno aveva la sua idea di quello che doveva essere eh, il proseguo dello sport in quel momento, giustamente. Intanto eh, chiedo alla nostra Elisa: Ciao Elisa. Isa, Manca, buon pomeriggio, mi senti, Elisa? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo solo telefonicamente, ovviamente. Perché insomma sta eh, uscendo dal lavoro. Però non, non potevamo ecco, non, eh, non, non sentire anche te. Ecco, tu sei una di quelle che scrive tanto nei gruppi dei tecnici Whatsapp oppure no, e vai direttamente al sodo? Io vado direttamente al sodo, e lascio il compito ai responsabili di gestire le comunicazioni con i genitori. Io parlo molto con i genitori invece al campo, fisicamente. Ecco, lo abbiamo chiesto già a Pietro qual è il rapporto con i genitori, ma ovviamente, visto anche questa informazione che ci dai, lo, lo chiediamo a te. Com'è stato il, il rapporto con i genitori? Ehm, insomma, che, cosa ti hanno chiesto? E poi, quali sono state le tue, le tue risposte anche ne, nei vari punti e periodi di questo anno? Allora, in quest'anno principalmente non hanno fatto, almeno a me personalmente, non hanno fatto nessuna domanda riguardante Covid o altre cose. Forse l'unica legata al Covid è stata quando ci siamo dovuti fermare per colpa della zona rossa, gli ultimi mesi, aprile e maggio, anzi marzo e aprile. E mi hanno chiesto semplicemente delle informazioni riguardanti i costi, e cose del genere, ma erano molto tranquilli, niente di, di particolare, poi niente. Tutte altre cose legate comunque ai bambini: come si trovavano, come andavano e basta. Senti, ci racconti la tua esperienza da tecnico della, del settore giovanile, anche perché, insomma, poi tu hai fatto già eh, qualcosa nella tua insomma, vita precedente al CUS? Uh, sì, allora io ho iniziato quando facevo Tirocino all'università con il Cagliari. E ho allenato delle bambine che all'epoca erano under 10 e è stata un'esperienza molto bella, soprattutto essendo una donna, allenare delle ragazze che poi sarebbero diventate delle calciatrici. E mentre l'anno scorso l'ho fatto a Roma, sempre per tirocino con l'università, eh, nella caserma della Guardia di Finanza, sempre con la scuola calcio. Anche lì un'altra realtà completamente eh, diversa da quella di, della Sardegna, ma eh, bellissima. Mentre al CUS. Eh, essendo comunque anche una giocatrice e eh, appassionata di scuola calcio ho deciso di allenare i piccolini, i proprio più piccoli, perché ritengo la fascia migliore da gestire, anche se non sembra. Pietro, chiedo, torno da te, eh, Elisa, Talita, insomma ehm, sono in tante quelle che, hanno, ehm, che fanno parte della scuola dei tecnici eh, del CUS, quanto è importante per voi anche come eh, staff tecnico che siete i più eh, ecco, mh, avanti, no? cioè, avete fatto molti piani di esperienza eh, rispetto a loro, avere anche figure come, come queste, figure anche femminili perché poi questo è un altro dettaglio importante. Assolutamente, assolutamente. Elisa insieme a Talita sono delle risorse incredibili per noi da un punto di vista eh, di quello che portano anche a tutti quelli uomini che che solitamente sono più frequenti all'interno di una scuola calcio. Invece noi abbiamo sempre avuto collaboratrici donne all'interno della scuola calcio perché penso sia giustissimo che ci siano questo tipo di figure. Eh, il nostro impegno è perché eh, aumentino anche queste figure. A me piacerebbe anche all'interno del settore giovanile, non solo della scuola calcio, che l'esperienza di alcune ragazze venga trasmessa ai ragazzi. Il fatto che eh, una ragazza possa allenare anche dei ragazzi grandi a me piace tantissimo come idea ed è una delle cose che ci siamo promessi di fare eh, in futuro. Eh, comunque, come detto, la presenza femminile eh, è sempre stata ricercata da noi, soprattutto per allenare le fasce d'età più, eh, più piccole, ma non solo. Eh, e appunto, il nostro impegno è che questa presenza ci che sia si sempre, sempre in maniera più massiva. Mentre andiamo a vedere un po' le immagini del, della nostra scuola calcio e continuiamo la nostra intervista con Pietro Casale e eh, Elisa Manca, che sono i nostri ospiti in questa puntata di Casacus, chiedo prima a Elisa e poi a, eh, a Pietro ancora e stiamo per, per chiudere eh, quanto è importante la figura dell'allenatore eh, rispetto ai più piccoli? Eh, l'essere esempio, l'essere sempre presenti, eh, l'esserci. No? in tutto eh, e per tutto insomma, credo che sia una, un, un aspetto importante Elisa eh, sì, assolutamente sì anche perché soprattutto i più piccolini eh, si basano sulla figura che, che conoscono dall'inizio eh, infatti è capitato una volta che io non potevo andare per motivi lavorativi e una mamma mi, mi scriveva guarda mio figlio non riesce a venire perché non ci sei tu hm. che può essere una cosa banale Ok, invece per un bambino vedere quella figura tutte le volte che va soprattutto a fare uno sport che gli piace è, è molto importante infatti è, diciamo che si consiglia di tenere la stessa figura fino alla fine dell'anno almeno eh, Pietro chiedo, chiedo anche a te insomma, quanto è importante la figura del, dell'allenatore del, soprattutto nei più piccoli anche perché diceva eh, prima Lisa insomma eh, siete esempio, siete esempio sempre L'allenatore è la figura principale della scuola calcio, è quella che si rapporta per primo con il bambino e, e il bambino la imita in tutto e per tutto. Eh, eh, diventa quasi un idolo per il bambino soprattutto il più piccolo che viene al campo ha bisogno di avere le certezze il bambino in continuazione vuole far vedere all'allenatore cosa è capace di fare cosa ha imparato eh, dove sta migliorando eh, è proprio un classico scena di scuola calcio che il bambino che chiama mister mister hai visto cosa ho fatto hai visto cosa sto facendo quindi è proprio la figura cardine per la sicurezza e la crescita dei bambini Elisa, Quindi, scusami, Pietro, vai pure. No, no, no. Appunto, concludevo dicendo che l'esempio dell'allenatore in tutto quanto quello che sia educativo o tecnico all'interno del campo è fondamentale per il bambino. Elisa, senti, ultima domanda. Eh, tu ti trovi anche in questo momento dall'altra parte, cioè sei una giocatrice di calcio a 5 e quindi hai un tecnico che ti dà delle indicazioni, però ora ti trovi anche in realtà da tecnico a dare delle indicazioni eh, ai, ai più piccoli. Come stare da questa parte della barricata? <ride> Mettiamola così. Eh, guarda, da quando ho iniziato a fare allenatore inizio a capire anche che cosa provano i miei allenatori, cosa hanno provato. So che ho capito che un ruolo molto difficile, eh, con che richiede tantissima pazienza. Poi vabbè, allenare le donne è sempre stato più difficile rispetto ad allenare i maschi, almeno così dicono, eh, quindi ancora più pazienza. Poi i bambini piccoli eh, ne richiedono tantissima, anche perché purtroppo l'attenzione dei bambini non è sempre al 100% tutto il tempo dell'allenamento quindi bisogna sempre richiamarli e riportarli all'ordine e cercare di farli concludere l'allenamento nel modo in cui volevi insomma. Senti, eh, grazie Elisa, Pietro, ehm, chiudo con te, eh, di solito questo è il periodo dei tornei, no? anche per, per la scuola calcio, eh, quest'anno si farà qualche iniziativa, avete pensato magari voi a qualche eh, diciamo, iniziativa interna nel caso in cui non ci fosse poi il contatto con le altre società? Esatto, allora la priorità in questo momento è qualche iniziativa interna, cioè, vogliamo fare in modo, si è appena tornati a poter disputare le partite, a fare allenamenti che prevedono il contatto, quindi la priorità è... Far giocare i ragazzi, farli giocare anche tra di loro, eh, farli divertire. Eh, poi vediamo come andrà la situazione, quali saranno anche le indicazioni della federazione su eventuali tornei, protocolli, eccetera. In questo momento hanno dato dei primi input, ma uh, ancora non c'è una linea guida ben precisa. Quindi in questo momento vogliamo che i, bambini, i ragazzi, i bambini si divertano e quindi uh, già all'interno del CUS questo è possibile e stiamo organizzando perché ci siano dei piccoli tornei all'interno della nostra struttura uh, per poi valutare magari da metà mese di giugno fi o fine mese di giugno anche de delle esperienze al di fuori del CUS. Allora, io ringrazio Pietro Casale responsabile della scuola calcio del Cuscagli. Grazie mille Pietro per essere stato di nuovo nostro ospite. Poi ci sentiremo magari nelle prossime nelle puntate finali, anche per raccontare questi tornei. E grazie anche a Elisa Manca, giocatrice del calcio a 5, ma anche tecnico della scuola calcio. Grazie mille, ragazzi! Grazie a voi, grazie a voi, grazie, a ciao. Continuiamo ciao. la nostra puntata di Casa Cus andando a sentire il nostro contributo numero 4, come dicono quelli bravi, eh, caro Marco. Quindi il gioco. Eh, Giocatore dell'Okei OK Suprato eh, Enrico Sainas, che eh, insomma, ci racconta l'attesa eh, per l'ultima gara di campionato, quella che si giocherà eh, domani e poi anche in vista di quello che è il playoff eh, conquistato dai ragazzi di Mister Fernando Norghe. Enrico Sainas. Allora, ci manca l'ultima partita di campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo inaspettato e inatteso all'inizio della stagione. Eh, siamo già qualificati ai playoff che si terranno il 5-6 giugno a Pistoia. Andiamo a giocare l'ultima partita di campionato con un po' di eh, leggerezza in più, non abbiamo sicuramente la pressione del risultato, ma l'obiettivo che ci siamo dati già da martedì al primo giorno di allenamento, dopo la qualificazione, era quello di fare una bella partita, eh, di giocarci e di non regalare punti all'avversario. Fare una bella partita, non regalare punti all'avversario. Questi sono, diciamo, i punti in comune. Eh, insomma, di questa, eh, di questa nuova avventura per il, eh, per il Cus Cagliariok è suprato. Andiamo invece a sentire la nostra Barbara Cadedu. Ce l'abbiamo il buon. No, non ce l'abbiamo ancora. Quindi io eh, vi eh, ricordo quelli che sono eh, gli appuntamenti sportivi per il fine settimana. Partiamo da eh, domani alle ore 14. HC Pistoia eh, contro Cuscaghire, appunto per lo che è Superato, ne abbiamo parlato eh, poco fa. Eh, domani e dopodomani, invece, eh, la, la gara di atletica leggera alle ore ehm, 16. Eh, vabbè, alle ore 16, eh, per eh, l'atletica la, eh, eh, leggera. Intanto, eh, siamo per collegarci con la nostra, eh, con la nostra Barbara Cadendu. Alle 20.30 20 il playout Jolly Acli Livorno. Eh, contro Cus Cagliari, eh, insomma, poi nel, alla fine della puntata eh, sentiremo quelle che sono le voci del eh, responsabile. Del settore ehm, Mauro Mannoni e eh, del tecnico ehm, eh, Federico Sciascia. Che lo scusa, ma stiamo dando, comunicando con la regia. Eh, del, del tecnico Federico eh, Sciascia dopo la gara 3, persa 44 eh, a 46, e poi domani, ultimo appuntamento sportivo alle 19. Ehm, Volle di maschile, quadrifoglio Porto Torres contro Cuscagli. Intanto, vedo finalmente eh, nel nostro monitor di servizio Barbara Caredu. Ciao Barbara, benvenuta, bentornata sì grazie. Allora, Barbara Ciao. è la responsabile della. Del, eh, progetto Skillele ne abbiamo già parlato l'anno la scorso e ne eh, riparliamo in questo momento. Ci racconti un po' di che si tratta? Allora, Skillele è un progetto rivolto ai adolescenti, promosso dalla, da Malik eh, ETS, un ente, un ente del terzo settore, eh, che è partito appunto 30 mesi fa e che vanta un paternariato molto importante tra i partner anche i Cus Cagliari, oltre ai comuni di Cagliari, la città metropolitana, ehm, la fondazione Sardegna Fin Commission, la fondazione Zancan, il CTM, l'Università di Cagliari. Eh, il progetto è rivolto agli adolescenti e anche alle loro famiglie, in par di particolari ambiti della città di Cagliari, tra questi i quartieri di Smirrionis, ma in realtà le attività sono aperte a tutti i ragazzini della città metropolitana. Questo progetto è sostenuto dalla, da un fondo, un fondo molto particolare per il contrasto alla povertà educativa, che è alimentato dalle fondazioni di origine bancaria, che hanno eh, sottoscritto un accordo con il governo nel 2016, appunto per far nascere questo fondo, che è sempre più importante: tanto che il fondo viene rinnovato nel, nei bilanci eh, triennali appunto, del, del governo. Senti, Barbara, sei qui eh, principalmente. Oltre che per raccontarci quanto è importante questo progetto, eh, soprattutto in un periodo così complicato, no? Il, siamo ancora nel, nel mezzo della pandemia, stiamo cercando di uscirne. Ma sicuramente, ecco, avere i ragazzi protagonisti di progetti interessanti come questo è sicuramente eh, un'ottima un cosa. Eh, voi avete presentato, in realtà, è partita anche eh, due giorni fa la rassegna Pronti per l'estate, eh, con chiusura, insomma, eh, con un punto interrogativo, e eh, ci. Racconti un po' di che si tratta. Allora, eh, sì, hai detto ben, una cosa importantissima, ovvero che la povertà educativa è peggiorata durante questo periodo di pandemia, e questo ci ha portato anche a doverci reinventare e a, a immaginare nuove occasioni eh, di incontro, di socializzazione, ma anche di acquisizione di competenze per, per questi ragazzi, appunto che, che hanno perso moltissime occasioni in questi mesi di, di clausura, diciamo così. Eh, pensate che è aumentata la dispersione scolastica per quanto possiamo dire oggi, mh, quando i dati insomma, devono: ancora essere quantificati in maniera reale, è passata dal 13% al 27%. Una parte di questi ragazzi eh, che non frequentano la scuola in questo momento è proprio sparita, come ha detto qualcuno, dal radar degli osservatori eh, della povertà educativa. Quindi quello che abbiamo voluto fare è stato promuovere una serie di attività all'aria aperta, fortemente socializzanti o meglio risocializzanti e anche leggere orientate a che cosa? A promuovere la salute innanzitutto e quindi il ritorno alle attività sportive anche col supporto del CUS e di orientamento alla pratica sportiva eh, ma ancora abbiamo promosso la lettura di testi nelle scuole per tutto l'inverno e finalmente gli autori di questi testi presenteranno i propri libri dal vivo con il supporto dei ragazzi delle scuole eh, al pomeriggio al parco di Monteclaro davanti alla biblioteca ragazzi, uno spazio quindi dedicato ai ragazzi e per i ragazzi, totalmente all'aria aperta e in sicurezza. Poi avremo un evento molto spettacolare che è quello del, dello spettacolo di Taiko, i tamburi giapponesi eh, tradizionali. Eh, questo spettacolo condotto da eh, tre giovani italo-giapponesi eh, che si chiamano Monedaiko aprirà, eh, si aprirà anche a una forma di laboratorio rivolto sempre agli adolescenti per avviarli alla conoscenza di questa antica arte molto bella. Eh, e poi tantissime gite rivolte a questa volta anche ai familiari dei ragazzi, quindi riscoprire il valore della famiglia, il valore della scoperta del nostro territorio attraverso delle gite, le chiamo gite, ma in realtà sono escursioni guidate da veri e propri professionisti, naturalisti, ornitologi ehm, ed esperti del, del territorio. Gite serve, gite serve anche un po' a ricordare quello che per noi in realtà era la gita scolastica, no? cioè il pulmino che partiva dalla scuola verso appunto eh, luoghi come, eh, come quelli che, di, di cui hai parlato tu. Eh, ti chiedo Barbara, quanto è importante eh, invece il rapporto con i Cuscaglieri? Perché ce lo siamo detti eh, nell'altra nostra intervista, eh, l'hai detto anche tu eh, poco fa. Eh, siamo vicini di casa, nel senso che poi il Cus è: insomma, ehm, è nel quartiere di Smirrioni, se è al centro della città, lo diciamo anche molto spesso nei nostri. Eh, claim pubblicitari, eh, però insomma, conta davvero, eh, eh, è, è, è molto importante creare relazioni tra i vari, le varie parti del quartiere. Assolutamente, in realtà è una bellissima notizia perché mezz'ora fa sono usciti i risultati di un altro bando a cui abbiamo partecipato col CUS Cagliari e con altri soggetti e abbiamo appena saputo di aver vinto anche questo bando che è una naturale prosecuzione di Schielelle che invece si avvia a conclusione ed è un bando in cui il CUS è ancora più centrale perché parliamo di attività rivolte ad adolescenti e famiglie del quartiere di Smirionis e il CUS entrerà in un'azione molto particolare di coinvolgimento della fascia pre-universitaria proprio per iniziare a includere questa, questa popolazione di giovanissimi nelle attività sportive, però accompagnarli anche a questo passaggio graduale ad un'eventuale formazione post eh, scuola superiore, insomma universitaria. Eh, quindi all'interno di questo nuovo progetto, che ripeto, eh, della presenza del Consiglio dei, dei Ministri, tra l'altro il bando Educare insieme, uh -huh. eh, il CUS sarà attivissimo, quindi avremo un pre-Ateneica. Con la formazione di questi giovanissimi che diventeranno anche il supporto alle attività della manifestazione bellissima che il CUS organizza ogni anno, eh, che penso tutti sappiano cos'è Ateneica. Di, di che si tratta, altri, sì. delle più grandi, che purtroppo si è dovuta interrompere anche, anche lei per la pandemia, ma è una delle manifestazioni sportive più importanti, la più importante a livello universitario, sicuramente a livello regionale, ma anche a livello nazionale, con, che promuove attività musicali, sportive, l'incontro, lo scambio intergenerazionale. Quindi il CUS è fondamentale in generale per la città e per gli adolescenti come, come spazio, ma in particolare per questo quartiere dove sappiamo che la deprivazione è lo svantaggio educativo, e nello svantaggio educativo è inclusa anche la difficoltà a praticare attività sportive in maniera continuativa, eh, quindi ri riveste un ruolo ancora, ancora più importante. Quindi ci aspettano ancora moltissimi altri anni di, di collaborazione e speriamo di riuscire a trasferire. Ehm, eh, buone eh, nuove opportunità a questi ragazzi particolarmente svantaggiati del quartiere. Quindi Casacus dà anche notizie, nel senso che poi insomma questa, la notizia di aver ecco, vinto questo, di aver partecipato e vinto questo bando è sicuramente per noi un, un, un motivo per festeggiare, no? eh, le motivazioni per, per festeggiare noi. in questi momenti sono, sono poche, quindi ne approfittiamo anche con queste eh, partecipazioni. Eh, Ci ricordiamo... Cosa Prego, e pure. Andrea, perché appunto la notizia è freschissima, non l'ho metabolizzata, però eh, in questo nuovo bando abbiamo inserito anche delle fasce molto più deboli, eh, molto deboli, che sono eh, i ragazzi con disturbo dello spettro autistico, mm -hmm. perché nel paternariato con noi c'è anche un'associazione che si occupa di questo che si chiama Peter Pan, e quindi all'interno di questo nuovo progetto sperimenteremo anche delle azioni pilota per includere i ragazzi con questo tipo di disturbi nelle attività eh, sportive. E quindi sì, l'importanza del sociale, no? Anche questo può essere, può essere questo un, un richiamo. Barbara, eh, altro da aggiungere? Sì, che stasera vi aspettiamo tutti per la presentazione del libro di Sabrina Schillacci, una triatleta fantastica che si è avvicinata a questo sport estremo per superare una difficoltà personale, eh, e che porterà la sua esperienza di. Forza e, di, um, e di rinascita, appunto. La racconterà stasera a Monteclaro alle 18 e eh, lancerà anche una gara non competitiva eh, che lei eh, fa da tre anni e questa volta girerà la Sardegna, tutto il periodo della Sardegna in bicicletta per raccogliere fondi per un'associazione che si occupa di disabilità dei bambini. Poi ancora vi invito invece dopo domani alla presentazione del libro L'apparanza dei buonisti di un collettivo straordinario. Che si chiama Il terzo segreto di satira, che ha aperto la stagione a Nuoro nei giorni scorsi. Ancora vi invito eh, un pochino più avanti, seguiteci magari sul nostro sito, alla presentazione del rapper Kento, che con noi farà un laboratorio straordinario di scrittura musicale dentro il carcere minorile di Quartucciu. Quindi i nostri ragazzi del, dell'Istituto Penale per i Minori di Quartucciu scriveranno una canzone, la metteranno in musica. E faremo un videoclip e poi all'esterno del carcere ci sarà una presentazione pubblica di questo bellissimo lavoro. Più racconti queste, queste iniziative, questi appuntamenti, più mi rendo conto di quanto sia davvero importante creare rete, creare relazioni eh, tra, tra le tante eh, realtà che, eh, che vivono il quartiere, ma eh, anche la città, ma anche la Sardegna. Insomma, siamo qua a Radiolina per raccontare questo, eh, questo bellissimo progetto. Grazie mille a Barbara Caleddu, responsabile del eh, progetto Schilelè. Ricordiamo Schilelè. Eh, insomma, anche sui social per eh, conoscere quelli che sono i prossimi appuntamenti. Grazie, Barbara. Grazie a te, ciao, Andrea, buon lavoro. Ciao a tutti, grazie. Allora, andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo a sentire l'intervista al responsabile del settore basket Mauro Mannoni, eh, facciamo un passo indietro, torniamo alla giornata di mercoledì, CUS eh, sconfitto 44-46, La eh, l'adesione sportiva, insomma, sentite che sono un po' rauco ancora, ma è colpa del, dell'incitamento del, eh, del Palacus, eh, andiamo però a sentire quelle che sono le parole di Mauro Mannoni eh, al quale abbiamo chiesto da dove riparte eh, il CUS e poi se quella di eh, mercoledì è stata una battaglia. Credo che ehm, bisogna resettare, perché la serie era scontato che sarebbe stata equilibrata, lo è stata, perché abbiamo fatto tre, serie, tre partite fondamentalmente equilibrate, nonostante le prime siano finite con qualche scatto in più, però all, alla fin fine ci siamo equivalsi. E, hm, chiaro è che noi aver dato Erika alla seconda partita sull'1-0 ci ha fatto tutta la differenza. E soprattutto ha dato a loro l'energia necessaria per riprovarci e per pensare di potersi salvare anche contro di noi. La sensazione è sempre duplice quando si perdono partite di questo tipo. La prima parte c'è un po' di ramarico per non aver fatto bene delle cose, e poi dopo. Arriva però la consapevolezza che si possono recuperare delle partite anche in situazioni molto difficili come questa, abbiamo recuperato un parziale che non era facile in serie di play-out di questo tipo, per cui noi ripartiamo, dobbiamo resettare, ripartire con la consapevolezza che noi possiamo fare bene e possiamo andare a Livorno a vincere la partita e provare a salvarci nel prossimo turno. Oh, questo qua non era ovviamente il responsabile Mauro Mannoni ma è il tecnico eh, Federico Sciascio al quale insomma abbiamo chiesto anche a lui di, da dove deve ripartire ehm, questa squadra ora proviamo a mandare in onda il video del nostro ehm, responsabile Mauro Mannoni anche a lui chiediamo, andiamo a sentire eh, quello che ci dice sulla ehm, la ripartenza del Cusca, dove deve ripartire il Cusca ieri Ci conviene concentrarci sui prossimi impegni eh, ripartendo dalla grande reazione che la squadra ha avuto nella ripresa che gli ha permesso di recuperare da meno 16 o 18 fino a meno 2. Eh, non, è, non è stato sufficiente anche per la bravura di alcune delle, delle giocatrici avversarie, però è un segnale chiaro che la squadra è vive e ha ancora voglia di lottare perché bisognerà lottare molto per cercare di batterli Livorno in, in questa serie finale di playout. Bisogna lottare molto per battere Livorno in questa serie di playout. Playout che inizieranno domani alle 20.30 a Livorno. Gara 2 invece a Cagliari, eh, mercoledì. E poi eventuale insomma eh, gara 3. Ci auguriamo ovviamente che la gara 3 non ci sia, perché speriamo insomma di chiudere il, la partita eh, del playout direttamente a gara 2. Ma nel caso la gara 3 si giocherà ehm, al, ehm, al CUS. Vi ricordo in chiusura ancora una volta gli appuntamenti. Eh, partiamo da eh, domani alle ore 14 ok che superato HC Pistoia eh, contro eh, Cuscayeri, ultima gara del eh, playoff alle 16, eh, sia di domani che di domenica, la manifestazione nazionale di pista eh, di interesse nazionale, quindi le gare con Ostana no, Dianieri, Claudia Pinna eh, in pista per eh, migliorare sicuramente i loro tempi, 20:30 dicevamo il playoff tra ehm, Livorno e eh, Cus e alle 19 invece ehm, la eh, C maschile di volley, Quadrifoglio Porto Torres, Cuscayeri, questo ve l'avevo detto ma lo ripetiamo, eh, mentre chiudiamo domenica alle 16 anche l'Atletica e poi alle 18 il volley di femminile Cus Virtus e le gare, le partite ehm, di tennis. Eh, chiudiamo questa puntata di Casa Cus, di quelli che sono i nostri contatti, Cus Caglieri Official eh, sulla pagina Facebook, il la pagina Instagram e il canale YouTube per rivedere e riascoltare queste puntate anche nel podcast eh, ragionina.it podcast. Vi ricordo eh, in chiusura il Ragionina Contest, ovviamente ne stiamo eh, parlando in radio, ma poi anche ehm, Ateneca. Alumni Edition, abbiamo pubblicato ieri sul nostro sito internet eh, l'avvio ufficiale, anche se le iscrizioni sono aperte eh, da lunedì, quattro discipline eh, calcio a 5, eh, beach volley, e-sport eh, e, -sport e eh, tennis, quindi insomma tutte le informazioni anche sui nostri social, magari ne parleremo meglio eh, venerdì prossimo. Chiudiamo con il nostro Tarben Amara maestro di scherma, che ci racconta la, eh, la, la chiusura dei campionati eh, italiani eh, giovani e cadetti, direttamente eh, da Riccione, e insomma ci facciamo dire da Tar eh, come sono andate le prestazioni del CUS Cagliari grazie a Marco in regia un saluto da parte di Andrea Matta casa Custorno giorni ciao Andrea ciao a tutti gli amici del CUS mi trovo a Riccione al play Hall dove mh, si stanno svolgendo i campionati italiani cadetti e giovani oggi ultima giornata di gara sono qua in compagnia di Luca Diana che ha appena terminato la gara di spada maschile under 20 Oggi avevamo soltanto un atleta in gara, ma in tutta la settimana siamo stati impegnati con 12 atleti divisi tra Spada e Fioretto, accompagnati da me e dal maestro Andrea Tiana. Eh, ci sono due bei risultati da segnalare. Nella Spada Femminile Giovani Francesca Costa ha perso l'incontro per i 16 di due stoccate dopo un'ottima gara. E invece nel fioretto maschile Cadetti Luca Ribaudo ha perso l'incontro per i 16, quindi piazzandosi nei primi 32 della categoria under 17 del fioretto. L'esperienza è stata sempre molto positiva per permetterci di, di stare al passo con le società più blasonate in Italia. Speriamo per l'anno prossimo di confermare il trend e partecipare in massa. Ciao a tutti!